people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata con Baby Mario e Baby Luigi. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Mario e Luigi che sono stati aspirati da un naso gigante, manco fossero una pila di cocaina sul culo di una spoiler lista. Questa era una palese citazione che spero che non molti di voi abbiano colto. Però abbiamo ottenuto dei premi interessanti, dei premi che consistono in questi due bei martelli. Il primo ci permette di sbattere il martello per terra, il secondo ci permette di andare giù per terra. E in questo momento l'unica opzione che abbiamo è andare di qua e livellare coi due bambini. O meglio, io eviterei la maggior parte dei nemici per una semplice ragione: vorrei livellare tutti allo stesso modo senza che qualcuno sia superiore all'altro. È anche vero che però i bimbi, aspetta, tornate indietro. È anche vero che i bimbi sono più fragili rispetto alle controparti adulte, e aumentare di livello magari prima loro potrebbe comunque essere una buona idea. Io, come ho detto, preferirei livellare tutti allo stesso modo, ma i bambini, se aumentano magari di uno o due livelli in più, schifo non mi fa, dai. Non mi lamenterei effettivamente. Allora, dobbiamo proseguire di qua. Vediamo, qua c'è un bottone che ci apre un pezzo di strada, perfetto. Poi gusci e una moneta, niente di che. Sta cosa qua che nei giochi di Mario, in qualsiasi modo, le cose tecnologiche devono sempre sembrare delle facce. In tutti i capitoli dei giochi di Mario, ovunque ci siano macchinari di questi tipi, c'è sempre un bottone, delle lucine, degli indicatori che sembrano fare delle facce. Hanno questa fissazione. Avevano, ormai, faccio all'anima loro. Lo studio che creava i giochi di Mario e Luigi, della saga principale di Mario e Luigi, non c'è più, peccato. Avevano costruito questi tre primi capitoli che sinceramente sono fatti bene, sono veramente dei bei giochi. Ehi! Cioè, pensate un po', adesso vi insegniamo a usare i martelli, cioè durante la lotta. Scegli il martello. Adesso premi X quando il martello vibra. D al piccoletto verde di premere Y. Scegli il martello. Appena vibra, lascialo andare. Ok, adesso lasciate che vi spieghi come contrattaccare con il martello. Quando il nemico si avvicina, tenete premuto il pulsante e poi... ecco fatto, bravo, perfetto. Una scelta di tempo da manuale. Da manuale. Ah! Capito bene? Aspettate che vibri e bang! Per contrattaccare tenete premuto e rilasciate. Allenatevi il più che potete. Ciao! Ecco fatto. Speravo veramente di colpirlo, ma non importa. Ah! Troppo presto! In realtà ci ha messo lui troppo tempo e ho perso un attimo il ritmo. Vabbè, la prima volta che vedevamo sto tipo di nemico. Le prossime lo mazzoliamo per bene. Speravo di colpirlo, invece, come ho appena finito di dire, è stato lui ad avere un tempismo migliore. Però per fortuna l'abbiamo confuso. Che culo! Mamma mia! Sinceramente... ok, qua ho sbagliato io. Sinceramente non ci avrei neanche mai potuto sperare che succedesse due confusioni di fila. A meno che non sia scriptata. Ma perché lo lascio così presto? A meno che non fosse scriptata questa parte. Però ne dubito. È stato interessante. Allora, prendiamoci... scusa il disturbo, ti devo insegnare a contare i fagioli. Premi A. Prendi il tasto destro oppure la R. Se me lo fai fare. Qui puoi vedere il numero di fagioli che hanno i bimbi che hanno estratto da terra. Non ho altro da aggiungere, avanti tutto gas. Grazie, è stato una parte molto importante. Ti ringrazio tantissimo, valigiotto. Grazie. C'è qualcuno qui? Sì. Quindi dobbiamo prima proseguire da questa parte. Aspetta.
No. Ecco fatto, volevo vedere se funzionava come in Mario e Luigi Superstar Saga, che facendo l'azione sulle spalle. Vieni qui. Facendo l'azione sulle spalle potevamo prendere i blocchi, dicevo. Ci ho sperato tantissimo nella confusione. Preso in pieno. Ma mi sembra, allora, a meno che non mi sbagli, e credo sia come ho appena detto, sto per dire anzi, mi sembra che i bimbi non perdano il martello. Non vorrei azzardare questa possibilità, ma andiamo prima di qua. Se fosse così, non sarebbe male. Ecco, fa... Ci ho sperato che non venisse. Speravo mi desse almeno il tempo. Dovrei provare. Probabilmente prenderò un danno, ma... Ok, ci mettono... solo molto più tempo a lasciarlo andare, perché stava perdendo la presa, ma alla fine siamo riusciti a colpirlo. Il che è buono, è molto buono in realtà. È sicuramente molto più pratico di Superstar Saga, che lì... Allora, Superstar Saga, partiamo dal principio. È, secondo me, dei tre capitoli principali, quello più difficile a livello di meccaniche, perché era il primo. Stavano sperimentando, stavano veramente valutando come i giocatori avrebbero rivolto lo sguardo a questo tipo di gioco. E io ti dico, hanno fatto sicuramente centro, ma da bambino che l'ha giocato non posso non dire che Superstar Saga avesse dei momenti più difficili di molti altri giochi dell'epoca. Cioè, per esempio, anche Pokémon in alcuni punti poteva essere difficile, da bambino si parla, ma era fattibilissimo. Mario e Luigi, bene o male, avevano dei momenti in cui... Ecco fatto. Dicevo, avevano dei momenti in cui la difficoltà c'era, e comunque non era brutto, anzi, perché ti spingeva veramente a giocare bene. E sto parlando di giochi del tipo di Mario e Luigi, perché poi ci sono tantissimi altri giochi che erano difficili a livello di meccaniche. Vogliamo dire un Golden Sun, per dire. Io intanto sto parlando mentre loro hanno un momento tenerino. Però Golden Sun è un tipo di gioco molto diverso, anche se a turni come Mario e Luigi, ma è molto più strategico, molto più pensato, preciso, perfetto. Mario e Luigi dovrebbe essere un gioco che è più adatto ai bambini, ma aveva comunque dei momenti difficili. Bravi, avete trovato gli altri due? Eh già, tutti per uno e uno per tutti, è così che si fa. Ciao! Cioè, adesso vi insegniamo a usare il martello quando siete in spalla a due adulti, ok? Scegliete il martello. Ora, premi A quando il martello vibra. Così sollevi il bambino. Ora, quando inizia a tremare, premi la X. Ecco, io ho sempre avuto difficoltà col martello in Partners in Time, perché ha dei tempismi strani. Vi spiego cosa deve fare quello verde. Scegli il martello. Appena il bambino ha il martello in mano, premi la B e poi premi la Y. Ah, cacchio. Capito tutto? Cioè, premete il pulsante per l'adulto quando il martello vibra. Sollevate il bambino, poi premete il pulsante quando inizia a tremare. Dateci dentro, noi abbiamo finito. Babies! Allora, colpiamo questo qua. Devo un attimo riprenderci la mano con col martello. Preso. Perché la meccanica da usarlo quando sei in spalla a Mario e Luigi è abbastanza diversa rispetto a quando lo usi da solo, come avete appena potuto vedere. Spuntiamo i punti vite, puntiamo a un 5 e un 6. Bella lì, bravi bimbi. Oh yeah. Gigi invece è abbastanza avanti di punti vita, quindi punti difesa. Yes, un bel 4, grande Gigi. Bene, abbiamo distrutto l'albero. E ora salite qui bimbi. E proseguiamo tutti felici tutti assieme. Proseguiamo di qua, dove il gioco ci dice che possiamo andare in 4. Oh, ma guarda.
Occhi tocchi. Lui, se non ricordo male... Ok, sì, mi ricordavo esattamente di te. Uno e due. È quello che durante la boss fight ci potrebbe dare qualche fastidio. Lascia stare quel fungo, stronzo. Vediamo. Un fiore, vabbè, niente di eccessivamente ottimo, ma sicuramente non lo schifiamo. Noi ci prende tutto quello che si prende. Bravi, bravi tutti e due. Ecco fatto, ci ho sperato. Ci ho sperato sinceramente che lo uccidessero, ma va bene. Bravi. Nessuno sale di livello? Dei due adulti intendo, visto che i bimbi già hanno fatto. Ok, aspetta che... yes, l'abbiamo trovato. Vieni qui. Lui è la controparte di... Aia. Di questo titolo dell'evocatore, che evoca questi qua spinati. Andiamo. Uno e due. Ah, ci ho sperato. Ci ho sperato che morisse con un colpo. Uno e due. Togliamo gli evocatori, che sono in questi tipi di giochi sempre quelli più fastidiosi. Bravi tutti e due. Uno e due. No. Uno e due. Nessuno? Ah, io ci spero sempre che salgano di livello, ma è ovvio che non mi posso aspettare sempre che... Come ho fatto a non prenderlo, scusami? In che modo non l'abbiamo preso, scusa? Ovviamente. Sì, dai. Ok, va bene, non mi posso lamentare. Uno e due. Come? Ma scusami. Vabbè, voglio vedere se colpendo prima lui fa mangiare il fungo all'altro. No, non ha funzionato come pensavo. Uno e due. No? Ma scusa, ma quanta vita? Quanta vita c'ha sto stronzetto? Vai, crepaci. Ecco fatto. Vediamo. Fungo spora. Peccato però che quando abbiamo i bambini in braccio, i nemici spinati non li possiamo comunque colpire con Mario e Luigi. Cioè, non c'è modo di prenderli. Speravo molto meglio. Speravo molto meglio il danno. Però siamo riusciti almeno a abbassare un po' la vita a tutti quanti. Scusate il singhiozzo. Speravo sinceramente di ucciderli. Speravo di ucciderli, ma vabbè. Alla fine è andata comunque bene. Salite qua. Perfetto. E si scende. Allora. Altri fagioli. Io però non mi ricordo. Allora, mi ricordo che in questo gioco c'è solo un tipo di fagiolo, ma non mi ricordo più o meno che cosa facciano. Allora, nemico spinato che potremmo colpire solo coi bambini, ma a sto punto, visto che possiamo aprire, colpirei con tutti quanti. Come ho detto, se c'è modo di allenare tutti, tanto vale sfruttarlo al meglio, perché va bene, sì, i bambini sono più deboli rispetto agli adulti, però appunto anche gli adulti hanno bisogno di allenarsi, quindi di conseguenza ci guadagnano entrambi. Magari non ho mai fatto caso se effettivamente qua ho sbagliato io il tempo, ho fatto troppo presto prima della vibrazione. Non mi ricordo se più giocano, cioè nel senso, se giocano tutti e quattro
prendono meno punti esperienza oppure se li prendono uguali. Non ho mai fatto caso a questa cosa. Cosa aumentiamo, Mario? La difesa? Troppi bassi. Un bel 5. Va bene, il 5 lo accetto. Gigi invece cosa possiamo aumentare? Beh, anche Gigi è sotto di difesa, però di attacco non è messo malissimo. Va bene, facciamo difesa. Bella, un bel 6. Che soddisfazione, cazzo. Quando esco sti numeri sono sempre soddisfatto. Oh no, le anime dei Todd. Certo che comunque se la vedi in un certo modo, questa roba è tremenda, quello che sta succedendo. Cioè, non vorrei scherzare troppo sulla cosa, ma lì stanno succhiando via l'energia vitale di Todd. Guarda, ci sono proprio i loro spiriti che urlano. È tremenda questa cosa. E niente, Mario e Luigi giganti. Non riescono ad entrare. Ecco fatto, bravo mini Mario. Ci ho sperato anche a lui. Bene, bravo. Ma come? Non l'avevo mai visto fare il doppio attacco. Che animazione, incredibile. Perfetto, ancora uno. Non l'avevo mai visto fare un secondo attacco dopo essere stato respinto. Cioè, o almeno, non me lo ricordavo per nulla. Vabbè, ho fatto tutto quel discorso sul livellarli assieme quando alla fine bastava andare avanti e avremmo livellato comunque solo i piccoli. Non importa, ma non importa. Dove posso... Meglio ucciderlo prima che evochi. Oh, ci ho sperato di colpirlo. Io spero sempre e poi non va mai come voglio. No! Ho sbagliato. Ho schiacciato B troppo presto. Questo giro ho lasciato la Y troppo presto. Perché sto prendendo così tanti danni da sto stronzetto? Cazzo! Vai, vai. Vediamo. Ok. Muore anche questo. Complimenti a tutte e due. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Questi qua, tra l'altro, è meglio sempre ucciderli prima che... Dicevo, prima che praticamente evochino qualcuno. Certo, effettivamente se evocassero... Non riesco a prendere questo martello! Sarebbero comunque punti esperienza extra. Sarebbe una battaglia in più, però. Io ci spero continuamente. Spero sempre che quando lo fa uno riesca a farla anche l'altro. Il come si chiama? La confusione. Mamma mia. L'ho chiamata e lui è venuta. Lui è venuta dopo che io l'ho chiamata. E mini Mario è salito di livello. Bravo. Cosa possiamo aumentare? La difesa, la velocità sicuramente è una di quelle cose che non gli ho aumentato. La vita? Non mi avevo aumentata prima. Allora, io vorrei aumentare la difesa, ma c'è un rischio molto alto di 1. Quindi puntiamo la velocità così possiamo aumentare le altre statistiche. Va bene, 5 ci sto. 5 è un buon numero. Vediamo mini Luigi. Se possiamo aumentare l'attacco, ma anche qua troppi 1 e anche la difesa. La velocità c'è qualche 6 e anche i baffi vedo un 5. Vai con un altro 6. Va bene, un 4 non mi fa del tutto schifo. Andate a premere il bottone. Perfetto, la prima barriera è andata. Beccatevi la pedana. Guarda, sempre... Ci sono sempre delle facce in questi giochi di Mario e Luigi. Qualsiasi cosa forma una faccia. Aspetta. Ecco fatto. Ecco qui. In realtà avrei potuto ottimizzare facendo... Premiamo il bottone, torniamo giù e andiamo a premere la X. Però vabbè, oh, cambia nulla. L'importante è l'obiettivo finale, giusto? Vediamo. Mi sa che... Ecco, esatto, tocca anche a loro. Va bene, allora, voi due evitate... Stavo finendo di dire, evitate il combattimento. Troppo lento.
Crepaci, per favore. Dobbiamo aumentare la velocità di Gigi. Niente fungo, stranamente. Ah, beh, forse il fungo non lo prendono perché per evitare la parte in cui prendono il fungo deve esserci anche Mini Mario e Mini Luigi. Perché probabilmente devi prenderlo a martellate. Param pam param pam param. Ok. Io spero, come ho detto, di arrivare il più in là possibile con i punti esperienza. Perché questo capitolo è uno dei pochi che non ho mai masterato al 100%. Nel senso, l'ho completato più di una volta tutto quanto, ma non ho mai avuto modo di romperlo, diciamo. Non come abbiamo rotto Superstar Saga. Superstar Saga non è stato veramente plausibile distruggerlo con un colpo solo il boss finale. Mi sento ancora sporco ad aver fatto questa roba, ma dentro di me sono strafiero, perché credetemi che da bambino, come vi dicevo, questo gioco aveva dei picchi alti di difficoltà all'inizio per un bambino. E arrivare adesso a shottare il boss finale con un colpo, uno dici, vabbè, non è niente di esagerato, anzi è una cosa abbastanza normale se sei un bravo giocatore. Esatto, ma io da bambino, quando ho fatto per la prima volta il boss finale, che ci ho messo veramente un sacco di tempo, cioè credetemi che io il boss finale ho dovuto sfruttare tutto, tutti gli strumenti, tutti gli oggetti, tutti i punti fratelli, tutto quanto per riuscire a batterlo. E ci ho fatto una fatica bestia, ci mettevo un sacco di tempo, ma perché giustamente non avevo le statistiche messe in modo giusto, non avevo gli strumenti nel modo appropriato, che uno dice ok, questi sono gli strumenti giusti da usare perché così ottieni questo bonus, ottieni quest'altro bonus. Io vedevo solo punti attacco alti, punti difesa alti. Ok, usiamo queste robe qua. Quando per esempio la spilla fungo, come avete visto, era rottissima. Ma non avevo neanche abbastanza soldi eventualmente per utilizzarla al meglio il mio primo gameplay. E è stato frustrante vedere quanto tempo ci voleva per battere quel boss finale, quando poi bastava giusto un minimo di preparazione e il boss finale l'abbiamo sciolto. Ecco, questo blocco io lo detesto. Questo blocco è l'equivalente di quello, come posso dirlo, a numero di Superstar Saga. Oh, ma solo loro due. Ah, vabbè, 29. 29 monete. Non sarà tanto, non sarà poco. Non si può lamentare troppo. Allora, vorrei distruggere subito quello lì sull'UFO. Vieni qui. Perfetto, così non è riuscito a evocare nessuno. Perfetto, a questo giro col cavolo che mi faccio fregare dai tuoi stupidi trucchetti. Uno. E dos. Ma ok, no, aspetta. Per un secondo ho flashato che Luigi avesse fatto più danno di Mario, ma non è così, per fortuna. Cioè, per fortuna, nel senso, la realtà sarebbe che dovrei essere contento di chiunque faccia abbastanza danno. Cioè, nel senso, se uno fa più danno dell'altro, che cacchio me ne frega. Anzi, tanto meglio che uno ha l'attacco alto. Ecco, qua il bombardone, tra l'altro, non so se ci sarà utile in questa battaglia. Cioè, nel senso, ci sarà utile sicuramente. Non mi ricordo se in questa battaglia specifica ci è di qualche utilità. Uno può dire, vabbè, in realtà se è qua sicuramente ti sarà utile. Non mi ricordo. Non mi ricordo sinceramente. Perché ci sono tipo delle battaglie che ti concentrano totalmente su tutto il nemico, che magari è diviso su più pezzi, e altre battaglie dove è concentrato su un unico pezzo. Questo gioco, se non ricordo male, aveva molti più boss che erano suddivisi in pezzi. Soprattutto l'ultimo. L'ultimo è diviso in molti pezzi. Pa-pa-pa. Perfetto.
Ok, speravo qualcosa di più. Speravo sinceramente un altro bombardone, sarei stato forse un filo più felice. Dai, su, ci siamo ormai. Ci siamo vicini alla meta. Ok, 10. Sicuro non si fa schifo quel 10. Ecco fatto. Blink. Blink. Becca di questo. 1 e 2. Avrei dovuto colpire con Luigi l'altro, perché Mario fa più danno. Magari riuscivamo ad uccidere anche questo. Troppo presto. 1 e 2. Ecco, tra l'altro, il boss di questa zona dobbiamo essere abbastanza strategici su quale nemico colpire. Sarà difficile sotto alcuni punti di vista in qualche momento, ma ce la caveremo. Ce la caveremo. Ecco qua un'altra X. Allora, vai Mario. 1, 2, 3, 4. Non c'è qualche oggetto verso il basso? Ma giusto per controllare, giusto per sicurezza. No. Ecco fatto. Vabbè, c'era un bottone. Tocca ai bimbi passare? Molto probabilmente, però prima facciamo arrivare gli adulti dall'altro lato. Ecco qua. Occhio voi due, non mi cadete per favore. No. Ok. Allora, torna indietro. Sali un filo più su. Perfetto. Wow, che spreco, dannazione. Allora, aspetta. Ok, un guscio verde. Niente di che, però. Non si dice mai di no a un oggetto gratis. Ok, questo è stato già un filo più apprezzato. Non credo che ci servirà, ma ehi, mai essere avidi. Meglio essere un filo più umili. No, dove vai? Non so perché sono andato... No! Perché non riesco a colpirli mai? Dannazione. Allora, ok, qualche danno l'abbiamo fatto. Almeno col contrattacco dovremmo riuscire ad ucciderli tutti. Bravissimi. Bravi bimbi. Vediamo. Speravo in qualcosa di meglio. Ok, continuate. Ah, ok, tocca a Mario e Luigi. Pensavo toccasse anche ai bimbi. Bravo. E ora... proseguite di qua, calmo. Perché non riesco mai a colpirli, porca di quella miseria. Madonna mia, quello sopra ha preso 9 di danno, cioè non ha preso niente. Però... complimenti. Pam. Vediamo. Oh, ci ho sperato che salissero di livello. Va bene, bimbi. È il momento di uscire da qui e ricongiungervi coi vostri adulti. Eccoci qua. Salviamo. Entriamo dentro. Assorbo l'energia di Todd. Cioè, pensa però quanto tutto questo è tremendo, come vi ho detto. C'è sto insettone gigante che si succhia le anime dei Todd e caga elettricità per le astronavi degli alieni che catturano i Todd. Cioè, è tremendo, eh. Che cazzo? Era il mio succo. Era il mio succo di anime, pezzi di merda. Vi ammazzo tutti, bimbi schifosi. Occhi tocchi.
Eccoci qua. Allora, tu sei un nemico da un pezzo solo. Problema, lui non possiamo attaccarlo finché è rosso in questo momento, quindi puntiamo un attimo ad uccidere almeno uno di loro. Perfetto, almeno uno dei funghetti è andato. Vediamo. Ok, ci lancia una nube. Aia, che male. Una nube velenosa. Benissimo. Funghetti grigi on the way. Ho sbagliato. Vediamo se doppio mix di funghetti fa qualcosa. Che merda. Ecco fatto. Ok, quando hanno il fungo rosso, aia, non dobbiamo attaccarli. Sarà pericoloso, molto probabilmente sì, ma non conviene. Vediamo, allora, bombardone, qual è il giro che fa? Allora, 1, 2, 3 e 4. E abbiamo beccato anche un colpo fortunato, il che è ottimo. No, l'altro, ecco qua. Vediamo, secondo me i due baby, poi Mario e Luigi. No, prima baby Mario, poi Luigi. Ok. Ok, 85, non è granché. Ora mi incazzo di nuovo, pezzi di merda. Beccatevi un po' di energia, stronzi. Per l'importante è che non si curi, poi... Aia. Allora, ammetto che non riesco a capire quale sia la direzione di quel colpo. Non ho fatto in tempo a colpirlo due volte. Ok, questo giro l'ha fatto solo una volta. Sono cattivo. Ok, qua ho sbagliato io il tempo, ma proprio male, male, male. Ok. Colpiamo lui, dai. Uno dei due lo facciamo morire in qualche modo. Di nuovo? Vabbè, dai. Finché non fanno nessun colpo strano, non importa. No, che stupido, ho sbagliato. Ho schiacciato X e Y invece che A e B. Aia. Di nuovo? Ma che palle! Quando è che tocca il tizio giallo? Ma perché non fai sto attacco? Deficiente. Boiade. Ok, fungo grigio. Due funghi grigi. Bravi bimbi. Plup. Uno e due. Beh, che merda. Porca troia, sto male. Dobbiamo curarci. Vorrei evitare la morte, se possibile. In questo gameplay, come per Superstar Saga, voglio... Come ho detto, non farlo perfetto, perché come ho detto già in precedenza, questo capitolo non l'ho mai perfettato. Però... Se riuscissimo, tanto di guadagnato. Vorrei veramente, anche in questo titolo, riportare il mio me stesso da bambino in uno stato di... Hai completato questo gioco al meglio, bravo. Mi soddisfano queste cose, mi rendono fiero come giocatore. Cosa possiamo aumentare? La difesa? No. L'attacco? Men che meno. La velocità? Buffy? Vabbè, dobbiamo aumentare la velocità. Vai! Va bene. Un 3 è nel mezzo fra il 6 e tutto il resto. Gigi, che cosa aumentiamo? La velocità, per forza. No, Gigi, troppi 1 nella velocità. Facciamo l'attacco, vedo qualche 4. Complimenti, Gigi. Bravo, Gigi, anche Baby Mario sale di livello. Un 4, bene, 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 bene. Vai, Gigi, bimbo. Vedo qualche 4.
Un 3 però lo accetto. Non è un brutto numero, anzi. Come ho detto, se riusciamo sempre ad avere numeri alti, tanto di guadagnato per noi. E abbiamo il secondo pezzo della stella cobalto. E vai! Ora hai due pezzi della stella cobalto. Evviva! Che cacchio succede? Cosa succede? Ma quello chi è? Non lo so. Ed ecco come i quattro eroi salvatori di questo regno si fanno fregare da... come dei coglioni. Passatemi veramente la parola, ma... non è possibile. Non è possibile che vi fate fregare così. Pivelli! Avete rubato il mio tesoro dal mio castello. Pensavate forse di farla franca. Vendetta vera, ora vi ammazzo per tutta la sera. Vendetta vera. Ora mi prenderò il mio tesoro e quello che avete trovato fino ad ora. Principe Bowser, tagliamo la corda. Coglioni! Che sfortunazione! Proprio quando avevamo trovato il secondo pezzo della stella. Entro in modalità imbarazzo. Torniamo al nostro tempo e studiamo un nuovo piano. È veramente imbarazzante quello che è successo, effettivamente. Come vi fate a far fregare da un trucco del genere? Ma voi non siete gli eroi di questo regno, siete dei malfattori. Siete dei criminali. Però perlomeno siamo ritornati. Andate a prendere questi fagioli, salviamo e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.